Ciao a tutti, qui SuperLupin777 e benvenuti in questa nuova parte di Pocket Use della serie dove andremo a svolgere lotte su Pokémon Showdown con Pokémon stati a caso qui su Random Pokémon Generator. Dunque, generiamo i nostri 6 Pokémon del giorno che sono Petlil, Hutut, Arcanine, Virizion, Clefairy e Flabébé. Questo team, a dire la verità, non mi piace moltissimo, soprattutto per una debolezza, ad esempio il tipo veleno che mi sembra abbastanza comune. E quindi vediamo un po' che cosa salta fuori da questo team, ma non mi aspetto granché. Devo confessare che facendolo questo team non fa poi così schifo, almeno pensavo di fare un team molto peggiore, ma penso sia saltato fuori qualcosa di pseudo decente, attenzione, non decente, ma qualcosa che si avvicina a tal nome, diciamo. Comunque abbiamo infermiera che è Petlil con Focus Sash, abilità clorofilla, ma non ci frega un cazzo, in realtà possiamo metterne qualsiasi delle altre, che tanto non ci importa, perché infermiera è per via del suo moveset, infatti sarà soltanto un sacrificio a Leech Seed, Healing Wish, e questa è la sua mossa che punta ad usare, Energy Ball per non essere proprio totalmente distrutti da un taunt avversario, e Stun Spore, che non so neanche se userò, vale a dire paralizzante. 248 in HP, 252 in attacco speciale, 8 in velocità, natura modesta. I lievi in attacco speciale sono perché tanto è lentissimo, quindi li ho messi soltanto in attacco speciale e in PS al posto che in velocità. Hutut, il nostro Hutut con Evol Condensa, abilità Insonnia, mosse Scacciabruma, Nightshade, quindi Ombra Notturna, Trespolo e Tossina, 152 in HP, il massimo in difesa è 104 in difesa speciale, natura sicura più difesa meno attacco, e quindi ho fatto una specie di difensore speciale. Ci sono diversi Pokémon con Evol Condensa all'interno del mio team, 3. E questo sono stato costretto a farlo. Comunque, in quello che fa in pratica è avvelenare l'avversario e buttarlo giù a Nightshade, sempre che si riesca a fare. Gold Arcanine con Assault Vest, abilità Intimidate per potenza, mosse Extreme Speed, Crunch, quindi Sgranocchio, Flare Blitz, Fuoco Carica e Close Combat, Zuffa. 252 V li troviamo sia in attacco che in velocità, natura, Jolly, Allegra, più velocità meno attacco speciale, 4 V in difesa, e spero che questo Pokémon riesca a buttare giù un po' di gente, perché è uno dei miei due Pokémon che possono mettere in difficoltà gli avversari, secondo me. E il secondo è proprio lui, Versa Virizion con Salac Berry. L'ho messo la Salac Berry perché penso possa essermi utile. Ho avuto soltanto questo presentimento e quindi mi fido del mio presentimento. So che mi sarà utile all'interno della lotta, spero. Abilità Giustizia, mosse Leaf Blade, nonché unica abilità possibile. Mosse Leaf Blade, quindi Foglia e Foglia Lama, scusate. Fendifoglia, Danza Spada, Pietra Taglio e Danza Spada ancora, ah no, Secret Sword, quindi Spada Solenne e Danza Spada, sono due mosse diverse, le ho lette Swords Dance tutte e due, infatti aveva sia Swords Dance che Secret Sword. Comunque, 252 V in attacco, altrettanti in velocità, natura allegra, più velocità meno attacco speciale, 4 V in difesa. Notare che i miei Pokémon difensivi sono i Pokémon più deboli, vale a dire, no, non infermiera, Hutut, e adesso vediamo Lord Clef e Bebè alla fine, sono tutti i miei difensori e sono i Pokémon più deboli o meno di tier più basse. Ecco, Lord Clef, Clefairy con Evol Condensa, abilità Magic Guard, mosse Soft Boiled, quindi Cova Uova, Moonblast, Forza Lunare, Cosmic Power e Stored Power, quindi Cosmo Forza e Veicolo Forza rispettivamente, 64 in HP, 252 in difesa, 192 in difesa speciale, natura sicura, più difesa meno attacco, Bebè, il nostro Flabébé, con Evol Condensa, abilità Flower Veil, ma ce ne sbatte il cazzo, mosse Aromaterapy, quindi aromaterapia, Magic Coat, Desiderio e Tossina. Sono vulnerabile sì al taunt avversario, ma chi se ne frega. Ho il Magic Coat della mia, 252 V in HP, 252 anche in difesa, natura sicura per difesa meno attacco, 4 V in difesa speciale. Ci vediamo con le lotte sperando che sia un team abbastanza giocabile. Team dell'avversario. Abbastanza pericoloso guardarlo così. Ha Florges, si chiama Florges, vero? Sì, c'è Snot, Zapdos, Cresselia, Dablade e Crowdunt. Non ha Mega però, e questa è una cosa che potrebbe giocare leggermente a mio vantaggio, essendo che gioco sempre senza Mega praticamente qua su Pocket Tuesday. Comunque, lead avversario plausibile, ma penso che quello Zapdos potrebbe iniziare. Quindi, per prenderci cura di quello Zapdos, potrei mandare in campo il mio Verza. Verza che però, se si prendesse una mossa di tipo volante da quello Zapdos,
non sarebbe esattamente il massimo. Andiamo per Source Dance, l'avversario va per Heatwave, fantastico, non mi fa tantissimo e di questo sono felice. Posso andare per Stone Edge, per favore non fallire, non fallisco, lo mando al 18% di vita, Heatwave colpisce ancora da parte dell'avversario ed ecco che si attiva la mia Salak Berry, la mia bacca che ho detto che mi sarebbe servita. Proverei a buttarlo giù con Leaf Blade a questo punto, entra in campo Dablade da parte dell'avversario e Dablade riesce a reggere il colpo molto bene, devo dire. A questo punto potrebbe andare per un furtivo ombra, quindi meglio cambiare, mandare il mio Hoot Hoot, l'avversario va per Source Dance. Dannazione, l'avversario va per Source Dance e questo è un problema non da poco. Andiamo per Nightshade, Nightshade lo manda al 43% di vita, l'avversario insiste ancora con Source Dance, è meglio andare ancora per Nightshade, di già che non può outspeedare il mio Hoot Hoot perché furtivo ombra non avrebbe effetto su di lui. Secret Sword dell'avversario, quindi l'avversario se ne va KO e di questo sono contento. Fantastico, ciao Dablade, eri uno dei problemi principali di quel team, quindi sono contento di essermi liberato di te. Bravissimo Hoot Hoot, hai già fatto una kill e quindi sono contento del tuo set. Acqua getto dell'avversario a questo punto può distruggermi, andrò per una tossina, l'avversario va per Source Dance, attenzione, quindi la tossina è stata una cosa buona da mandare in faccia all'avversario. A questo punto andiamo per il Roost, acqua getto dell'avversario, ora riesce a partire, per fortuna l'avversario ha anche Life Orb, quindi andrà giù lentamente, lentamente, se tutto va bene. Potrei mandare in campo il mio bebè, sperando che regga un attacco di quel Pokémon, sarebbe abbastanza buono se riuscisse a reggere gli attacchi suoi. Oppure, no, mandiamo in campo il mio bebè, che per adesso non mi serve a nulla, e andiamo per un bel Wish. Mi ricordavo di avergli lasciato una mossa di tipo folletto, in effetti non è così e quindi mi è andata un po' di sfiga. Potevo anche controllare le mosse prima di mandarlo in campo, ma comunque l'avversario mi ha shottato brutalmente e quindi non mi frega nulla di quello che ha fatto. Ora andiamo per Energy Ball e quindi io rimango con l'1% di vita, però butto giù il mio avversario praticamente sicuramente, fantastico, e spero che l'avversario mandi un Pokémon talmente lento da non riuscire ad outspeedare il mio infermiera in modo tale che io possa mandare in campo il mio Virizion dopo. Ok, Chesnut è comunque più veloce di me, quindi proviamo con Healing Wish, ma l'avversario va per Drain Punch a finirmi e a questo punto si mette abbastanza male, devo dire. Non è esattamente una delle migliori situazioni, mando in campo il mio Lord Clef, posso andare per un Cosmic Power, Lord Clef è tutto nelle tue mani praticamente, Leech Seed dell'avversario purtroppo per te, io ho il Magic Guard e quindi non mi fai nulla, insisterei ancora col mio Cosmic Power perché no. E quindi boostiamo ulteriormente entrambe le difese di questo Clefable, di questo Clefairy, scusate. L'avversario va per Seed Bomb e non mi fa nulla. Ho avuto un attimo di titubanza perché pensavo fosse Leech Seed guardando l'animazione. E dico l'avversario ubriaco, invece no, era Seed Bomb. Seed Bomb che è la mossa che parte ancora da quel Chesnut, ma per fortuna il mio Lord Clef è sempre più potente, quindi non gli fa nulla. Andrei per Soft Boiled quasi quasi, ok, l'avversario va per Seed Bomb. Io torno full vita, l'ho fatto perché volevo evitare inconvenienti dovuti a critici dell'avversario che si va a ritirare, saggia decisione dell'avversario perché stavo per iniziare a spammare il mio veicolo a forza come se non ci fosse un domani, quindi subito una prima vittoria, vediamo se riusciamo ad ottenere una seconda. Siamo contro un Rocco Fasullo, quindi dobbiamo batterlo per forza. Soltanto che in genere la prima lotta va bene, la seconda va male, la terza è un'incognita. Questa è la costante di Pokémon di Poké Tuesday. Mandare in campo Gold e purtroppo l'avversario manda in campo il suo Azelf, ma non è un problema per me perché ha l'attacco calato, quindi penso di riuscire a reggere qualcuno dei suoi attacchi. Ok, Stealth Rock me ne posso liberare quando voglio, Crunch va a colpire quell'Azelf che adesso si farà esplodere, forse si farà esplodere come se non ci fosse un domani, quindi vado per Extreme Speed in questo modo, spero di buttarlo giù prima che si faccia esplodere come un palloncino pieno d'aria. Ok, Extreme Speed riesce a buttare giù quell'Azelf e quindi riesco a non prendermi rischi, ma ho le rocce ai piedi. Ho le rocce ai piedi che sono un problema, questo potrebbe essere il Mega dell'avversario, no, mi sembra che sia Overused Gyarados Mega evoluto, quindi sarà Mega Absol il suo Mega. Contro questo Pokémon potrei fare un bello switch, anzi devo fare un bello switch più che altro. Questo switch potrebbe essere in bebè inizialmente perché non voglio prendermi un attacco dritto dritto sul mio Hoot che poi se ne andrebbe KO senza alcuna pietà. Andiamo per un Toxic sull'avversario, quindi andiamo ad avvelenarlo, che è sempre utile farlo. L'avversario ora è veramente pericoloso perché guardate un po', ha già usato un bel Dracodanza e questo è un problema. È un problema non da poco perché può andare ad outspeedare i miei Pokémon e distruggerli veramente tanto.
fa tanto tanto male ai miei Pokémon se inizia ad attaccarli. Waterfall dell'avversario non è sufficiente a buttare giù Bebè e quindi ho l'occasione di andare per un Toxic sull'avversario che purtroppo per me però ha la Lamberry e quindi è tutto da rifare, è tutto da rifare di nuovo. Riproviamo con Toxic, l'avversario però a questo punto va per terremoto a finire il mio povero Pokémon. Ora, Gold, tu puoi prenderti cura di quel Pokémon? Certo che no. Proverò a mandare in campo il mio Verza e ci provo con uno Stone Edge a cercare di buttare giù quel Gyarados. Proviamoci, vediamo se l'avversario riesce a distruggermi. Magari se l'avversario non fosse full velocità riuscirei ancora ad outspeedarlo e potrebbe essere un bene. Ice Fang dell'avversario è sufficiente a buttarmi giù. E qui l'avversario mi fa un culo grande come una casa, purtroppo. Mi sento già di dire ciò, che l'avversario mi farà un culo grande come una casa. Quindi, usiamo queste misure di sicurezza. Mandiamo in campo il mio Gold, a questo punto switchiamo in Utut, prevedendo magari un terremoto dell'avversario. Aveva il terremoto, vero? Ok, il terremoto in effetti arriva. Ora proviamo ad usare Defog, vediamo se riesco ad usarlo. Sì, perché Waterfall non è sufficiente a buttarmi giù. Fantastico, quindi mi libero delle rocce. L'avversario ha un drop in illusione, andrei per il Roost. Waterfall dell'avversario è sufficiente a buttarmi giù, ma me ne sbatto abbastanza le palle. A questo punto posso schierare il mio Lord Clef, quasi quasi. E proviamoci, proviamo a schierare il mio Lord Clef e iniziamo a usare un bel Cosmic Power. L'avversario potrebbe andare per un Dragodanza, non lo fa per il terremoto non mi fa granché. Insistiamo con Cosmic Power. L'avversario ora penso inizierà a spammare Dragodanza come se non ci fosse un domani, invece no, insiste con i suoi attacchi. Io insisto con il mio Cosmic Power e quindi di questo passo mi metterò in una situazione vantaggiosa per me. Andrei per Soft Boil, però Waterfall dell'avversario non mi fa tentennare, quindi ho fatto bene ad andare per Soft Boil perché l'avversario potrebbe farmi tentennare da un momento all'altro. Insistiamo ancora con Cosmic Power. Il Pokémon che potrebbe prendersi cura di me è Cobalion e probabilmente l'avversario se ne è accorto in questo istante. Spero che non lo schieri. O meglio, a me non cambia in realtà se l'avversario cambia Pokémon. Ok, switch dell'avversario, entra in campo Cobalion. Come da copione, ma io ho una mossa di tipo psico che comunque danno neutro e tra qualche boost. Primo attacco, subito critico e quindi vaffanculo Cobalion. Muori, muori male. Andiamo per Flare Blitz, cerchiamo di buttare giù l'avversario che missa il suo Stone Edge. Meno male, un Polax è andata a ripareggiare sì in questo turno, ma non sarà mai importante quanto quello che è andato a fare lui. Vale a dire, crittare sul mio Clefairy appena entrato in campo. È stato veramente un turno super axato perché stavo per iniziare a spammare i miei veicoli a forza e a quel punto l'avversario sarebbe andato KO e men che non si dica. Andrei per il Crunch, vediamo se l'avversario ha qualche tipo di drop. No, non ha un cazzo di drop e a questo punto l'avversario va così a vincere la lotta. Come al solito la seconda lotta la perdiamo, anche per colpa di sfiga naturalmente. Proviamo un cazzo, tentenno addirittura con il giro denti. Quindi usciamo da questa lotta perché la rabbia sta salendo veramente tanto. Non sono in vena di partite sfortunate oggi. Comunque, una vittoria, una sconfitta per ora. E l'avversario potrebbe iniziare col suo Dragon o col suo Aerodactyl. Mi spiace per questa partita perché stavo recuperando bene dopo una situazione iniziale abbastanza complicata, perché quel Gyarados boostato mi faceva una paura matta. Stavo recuperando bene perché quel Clefairy era già a 2,5 mi sembra, per 2,5 nelle difese e quindi il suo Sword Power avrebbe fatto davvero molto male, ma comunque ero praticamente immune agli attacchi dell'avversario, qualsiasi genere di attacco dell'avversario. Ma non dilunghiamoci troppo, lascerò a dopo i miei commenti sulla partita e iniziamo con Verza. Sento di iniziare con lui. Aerodactyl dalla parte dell'avversario, fantastico. Ok, l'avversario già si è ritirato vedendo la mia immane potenza, quindi facciamo che cerchiamo un'altra lotta. Shaymin, cosa ci fai qui? Lordo Shaymin. Comunque lì d'avversario vedo bene quel Beedrill, inizierò ancora con Verza. Crocodile invece inizia da parte dell'avversario. Crocodile che è Intimidate, questo non mi piace affatto. Quindi schiererò il mio Lord Clef contro di lui. Vediamo per cosa va, per uno switch in Doublade. Doublade che potrebbe mettermi in difficoltà, quindi facciamogli calare l'attacco. Mandiamo il mio Arcanine e vediamo un po' che cosa succede. Ok, attacco calato, avversario che switch ancora. E ci stiamo studiando io l'avversario praticamente, stiamo soltanto switchando. A
questo punto però a lui va più che bene questa scelta. Ancora un dannato Geridos entra in campo e questa volta gli schiero subito il mio Lord Clef. Perché no? Perché no? Avversario con sostituto e leftovers, quindi è diverso da quello precedente. Andrei per Cosmic Power. Drago Danza, però eccola che parte. Cosmic Power parte anche dalla mia, però. E quindi vediamo un po' come si metterà la situazione tra poco. L'avversario non boosta le sue difese, io boosto entrambe le difese e l'attacco. Quindi teoricamente sulla carta me la sto giocando meglio io per ora. Ma vista la sfortuna che ho, nonostante io giochi con team brutti, ho pure sfortuna. E quindi questa è una cosa che non sopporto. Non riesco a sopportare. Andiamo per Soft Boiled, Waterfall dell'avversario, tentennamento, ok, per fortuna non c'è, perché altrimenti sarei stato leggermente contrariato da questa cosa. Dragon Dance ancora dell'avversario, io torno full vita, e quindi fai pure Geridos, tra poco però inizierò ad attaccare anch'io. Cosmic Power ancora, è la mossa giusta da fare, ho visto che l'avversario non mi fa neanche metà vita con uno dei suoi attacchi quando siamo allo stesso livello, io di difese e lui di attacco, e questo è fantastico. Waterfall dell'avversario, vado ancora per Cosmic Power, ne mancano ancora due, per favore fa sì che io riesca a settarle. Dragon Dance dell'avversario, io torno ancora in vantaggio di due livelli su di lui, a questo punto sono al massimo però, e quindi posso sparare il primo veicolo a forza che distruggerà il suo sostituto sicuramente. Sono ancora in vantaggio di uno su di lui in fatto di statistiche, e quindi proviamo a buttarlo giù, vediamo se andrà a segno. Sostituto dell'avversario, mi spiace, ma io non ti lascerò settare un bel sostituto, non te lo lascerò in vita perlomeno. Vediamo un po' che cosa decide di fare il Geridos, se switcherà o cosa. No, rimane in campo, ci prova ancora col sostituto. Mi spiace per te, madonna, era un critico. Non so quanto danno avrebbe potuto fargli se non fosse stato dietro il sostituto. L'avversario continua con questa strategia, io non capisco il motivo, onestamente. Ad essere sincero, non capisco il motivo di questa scelta. Sostituto ancora dell'avversario, che potrà andarne a usare ancora uno, credo, dopo la vita recuperata con avanzi. Vediamo un po', no, va per Waterfall, e a questo punto ciao Geridos. Non ho capito davvero questo suo gioco che è appena andato a fare. Comunque entrerà in campo, immagino, quel Doublade. Eccolo che arriva. Quindi Soft Boiled subito, Source Dance dell'avversario, molto prevedibile questa mossa, ma dovevo andare a ricaricare tutta la mia vita al massimo. Ora proviamo a fare più danno possibile con Stored Power, che è un quarto di vita, quindi questo è abbastanza buono, ma quel Doublade sta per farmi un male della miseria. Lo mandiamo a 50% di vita, a questo punto Iron Head dell'avversario parte, mi fa praticamente di danno poco più della vita che mi è rimasta, quindi con un altro colpo mi butterà giù, io devo cercare di buttarlo giù prima possibile. Ok, Iron Head dell'avversario butta giù il mio Lord Clef, ma c'è Hutut che può prendersi cura di questo Doublade, perché spero di essere più veloce di lui e di poter andare per un Nightshade a buttarlo giù. Ok, fantastico, è quello che succede, e quindi siamo in una situazione di vantaggio per ora, momentaneamente in vantaggio. Entra in campo Typhlosion adesso contro di me, e questo Typhlosion potrebbe aprirmi a metà il culo, volendo. Andrei quindi quasi a sacrificare il mio bebè, perché tanto non mi serve a molto. Eruzione dell'avversario mi manda al 30% di vita, a questo punto andiamo per tossina, ma comunque l'avversario mi manda KO prima, come è giusto che sia. Come è giustissimo che sia, a questo punto non so se Gold con un close combat potrebbe buttare giù il mio avversario, onestamente. Non ne ho la minima idea. Certo è che Verza, se fallisse Stone Edge, se ne andrebbe KO. Ma me ne sbatto il cazzo, ci provo lo stesso. Sono stato fortunato prima, spero di esserlo anche adesso. Sono stato fortunato, meglio, non sono stato sfortunato prima subendo brutti colpi o tentennamenti, quindi spero di non esserlo adesso con questo pietrataglio. Ok, switch dell'avversario, saggio switch. Ma che culo, perché io ero andato a missare il colpo. Ora Shemin contro di me. Andrei per Source Dance, vediamo l'avversario per cosa va. Va per uno switch in Crocodile che fa calare il mio attacco, ma comunque sono a più uno in attacco perché sono andato per Source Dance. Adesso Sacred Sword non ha senso non usarla, in effetti riesce a buttare giù in un sol colpo il Crocodile avversario. Entra in campo Typhlosion adesso e ci provo con Sacred Sword. Eruzione dell'avversario che era Choice Scarf. L'avversario è ubriaco, perché ha switchato prima? Perché ha switchato prima? Non l'ho proprio capita. Ma adesso che so che c'è Scarf, ora che so questo, potrei mandare in campo il mio Gold ed andare per un Flare Blitz, prevedendo il cambio dell'avversario che non rimarrà mai in campo con Typhlosion, giusto? Giusto?
dimmi che è vero, per favore. Ok, switch dell'avversario, in Shaymin, Flare Blitz, Shaymin KO. Fantastico, fantastico, mi è andata abbastanza bene con questa mossa. Beedrill entra ora in campo da parte dell'avversario. E Beedrill potrebbe farmi davvero tanto, 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 tanto male. Quindi Flare Blitz, l'avversario andrà per protezione. Naturalmente, naturalmente, questa era la mossa giusta da fare per lui. Io a questo punto non so se andare per un extra rapido. Facciamo così, vado per extra rapido, vediamo quanto danno gli faccio. 36% di vita gli rimane, Poison Jab è sufficiente a buttarmi giù purtroppo. Quindi mandiamo in campo il mio Hoothoot, devi andare per Nightshade e fare il miracolo. Poison Jab dell'avversario mi manda il 3% di vita, non avvelena e riesco a buttare giù quel Beedrill. Attenzione, vuole fare il miracolo il mio piccolino. Purtroppo non gli sarà data questa possibilità, immagino. Immagino che quel Typhlosion non abbia mezze misure, mi manda KO e basta. Purtroppo è più veloce del mio infermiera, che quindi non può andare per un Healing Wish, e quindi la situazione si fa abbastanza grigia per me. Posso provare a usare un Toxic, l'avversario va per eruzione, e quindi questo Typhlosion riesce a mandare KO a tutti i miei Pokémon. A questo punto vado per Stun Spore, perché magari l'avversario rimane paralizzato 6 volte di fila, ma non vado neanche a segno con questa mossa, e quindi l'avversario va a vincere anche questa partita. Good game, che cazzo faccio, vado per Energy Ball, chiudiamola qua. 2 sconfitte per oggi, il team è vero, era difficile da usare, ma mi aspettavo qualcosa in più sinceramente, perché non mi dispiaceva poi così tanto. La prima lotta direi che l'ho vinta abbastanza bene, la seconda purtroppo abbiamo avuto quella sfiga su Clefairy che stava diventando un mostro per il team avversario. Purtroppo quel Cobalion ha dovuto shottarmi con un critico appena entrato in campo, senza neanche darmi la possibilità di usare uno Stored Power su di lui, e quindi la mia rimonta è stata bloccata così da un contropiede dell'avversario. In questo caso il contropiede è rappresentato dal critico. Comunque sia, la terza lotta mi spiace per come l'abbiamo persa. Penso di averla giocata abbastanza bene, non ricordo di aver fatto errori giganteschi. Poi magari se avete pareri discordanti me lo scrivete nei commenti. E purtroppo comunque l'abbiamo persa per una questione di team. A questo punto penso che fossimo semplicemente inferiori all'avversario, e questo è il risultato: 2 sconfitte e una vittoria. Comunque abbastanza soddisfacente per il team che avevamo, ma non mi soddisfa pieno, come ho detto, perché questo team non mi faceva proprio schifo. Comunque, se questo video vi è piaciuto, vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace, a iscrivervi se ancora non l'avete fatto, e soprattutto a condividere questo video. Noi ci vediamo al prossimo, ciao ciao. Comunque Espeon contro di me, a questo punto ho fatto bene a non andare per rest, vado per il Last Resort per non rischiare niente. E in effetti 6 Pokémon che sono Happiny, Froslass, Scolipede, Sheldon, Shelgon, scusate, Tentacruel e Krokorok.